È una vera e propria invasione di gravel, cari amici di Cycling Inside, quella che vediamo oggi, 17 settembre 2022, ad Argenta. Siamo in Emilia Romagna, provincia di Ferrara. Oggi ci si diverte con la Far Gravel, manifestazione gravel, diventata ormai una classica del calendario gravel nazionale. Si pedala sul territorio tutto pianeggiante della parte sud del delta del Po. Tre percorsi, 150, 150 km, che in realtà sono diventati due, perché stamane, a causa del maltempo, gli organizzatori hanno tolto il percorso da 150, quindi soltanto due percorsi. Formula rigorosamente cicloturistica, e noi andiamo a partecipare a questo evento, ospiti che è Kennodel, che è il main sponsor di questa manifestazione, e andiamo a fare con questa Kennodel Super 6 Evo SE, proposta gravel del marchio statunitense, bicicletta perfetta non soltanto per oggi, dove si andrà tranquilli, ma soprattutto per domani, domenica, sì, perché domani qui ad Argenta, come appendice della Far Gravel, c'è il primo campionato italiano FC di gravel biking. Si corre, questa volta si corre davvero, sulla doppia distanza, 129 km per i professionisti, 89 km per noi amatori. Sicuramente il contesto migliore per provare una gravel cattiva come questa. Intanto andiamoci a divertire con la cicloturistica. Manca un minuto sulle mani. Padrone di casa, ma è lo sponsor di questa manifestazione, Simone Maltagliati di Kennodel. Simone, che manifestazione è questa Far Gravel? Ciao a tutti gli appassionati di gravel. Beh, è una manifestazione intanto che è aperta a tutti, possono partecipare non solo le bici gravel, però anche mountain bike, bici da passeggio, anche volendo, anche le bici pedalata assistita. È un bellissimo percorso, non c'è dislivello, siamo in pianura nella zona di Argenta, del delta del Po. Simone, il gravel è il fenomeno del momento, Kennodel lo sa bene perché ha una gamma molto ricca di gravel bike. Quella che sto provando io, questa Super 6 Evo SE, che bici è? Beh, la tua è una bici high performance, che è l'ideale per le gare. Diciamo che come filosofia deriva dalla Super 6 stradale, la bici del team Education First, dei professionisti, una bici estremamente performante per chi per esempio domani vorrà correre il campionato italiano gravel e ambire anche la maglia tricolore di campione italiano gravel, primo nella storia. E se nella linea Kennodel questa Super 6 Evo SE è la gravel destinata al racing, l'alternativa per chi vuole il gravel più orientato al mountain biking è questa Topson, con cui sta pedalando Walter, anche lui del marketing Kennodel. Che bici è questa, Walter? Oggi ho scelto di pedalare con una Topson Carbon Lefty, perché appunto cercavo molto più comfort con la forcella Lefty. Una forcella da 3 cm di escursioni, con possibilità anche di bloccaggio manuale sulla testa. Non sono molto allenato, quindi ho bisogno comunque di una bici confortevole, ma allo stesso tempo scattante. Tranquilli, senza velleità agonistiche, qui sui 50 km del percorso corto della Far Gravel, natura cicloturistica, ma già quanto basta per cominciare a capire un po' lo spirito di questa Super 6 Evo SE, una bicicletta che erede il suo patrimonio tecnologico dalla Super 6 Evo ad alto modulo, quella che utilizzano i professionisti da strada. Si sente già subito, la geometria è di quelle cattive per fare un gravel aggressivo. Lo conferma il fatto che io ho dovuto mettere un bel po' di spessori distanziali tra tubo sterzo e attacco manubrio, perché altrimenti la posizione era un po' troppo abbassata e la mia schiena non me lo consente.
Il percorso è pieno di questi drittoni realizzati su gli argini che dividono un terreno dall'altro, neanche di oltre 2 chilometri, proprio per liberare tutta la scorrevolezza di un mezzo del genere. Perfetti. Dove siamo qui? Filo d'Argenta. Filo d'Argenta. Filo d'Argenta qua. Siamo quasi al termine dei 50 km. Sì, ne mancano 11. Sterrato? Quanto ancora? Ah, quasi tutto. Comunque tutto sterrato così, scorrevole, compatto. Sì, per i prossimi 5-6 km sicuro. È piovuto, ma anche non meglio perché fortunati che il terreno ha drenato benissimo. Bello. Adesso avete il vento dietro. E vai. E vai. A tutte. Com'è pedalare alla Far Gravel? È bellissimo, un bellissimo percorso. Prima volta? Quarta. Quarta volta? L'hai fatta quasi tutte? Sì. E domani corsa? Domani a vedere la corsa, i professionisti, quelli che vanno forte. L'allestimento unico disponibile per questa Super Six Evo SE, almeno sul mercato europeo, gruppo trasmissione SRAM Rival AXS, quindi elettromeccanico, ruote di Swiss CR1600, una bella sella prologo con una sgargiante colorazione verde ramarro del modello AG specifico da Gravel, componentistica di guida Cannondale in alluminio. La geometria è quella di una Super Six Evo adattata al gravel, lo abbiamo detto, con dei piccoli accorgimenti tecnici, primo tra tutti la particolare forma dei podali bassi che hanno una morfologia un po' curvilina che permette di assorbire le vibrazioni. Nello stesso senso lavora il reggisella hologram in carbonio con una forma del prossimo al morsetto scavata, anche questo permette una flessione verticale fino a 20 mm. A gommare le ruote di T-Swiss CR1600 Prime sono delle coperture tubeless ready Vittoria Terreno Dry da 38 mm e c'è ancora spazio per questa forcella e questo carro che accolgono coperture fino alla 45 mm. Buon viaggio per questa Far Gravel, io che peso 65 kg le ho gonfiate 2.8 la posteriore, 2.5 l'anteriore. La cicloturistica è finita, abbiamo cominciato a assaporare lo spirito di questa Cannondale, ma soprattutto l'atmosfera di questo Far Gravel, questo bel evento gravel cicloturistico aperto davvero a tutti, dislivello praticamente zero, tutto piatto, quindi tecnicamente molto semplice. Domani ci sarà di divertirsi in un altro modo e vediamo cosa ci aspetta. Perché alla Far Gravel c'è anche chi arriva di notte. Percorso no, non è lungo, ancora notte, dai, ho ancora mezz'oretta di tempo. Ah sì, allora potresti fare un altro giro allora. E poi bisogna andare piano perché c'è tutta la roba da mangiare, da bere, cosa vuoi andare a correre per che cosa? Com'era? Bellissimo. 100 km? Stamattina sì, 100 km tranquilli, dai, sta bene. Domani corsa? Andiamo a fare assistenza domani. Ciao! Ciao! Ciao!